A tutti voi buona giornata e bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A voi la linea. I cittadini di Borgo Stazione a Udine hanno chiesto un incontro al nuovo questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan, e il questore ha risposto positivamente a questo invito. Ci colleghiamo in diretta con Udine, con Borgo Stazione, dove si trova per noi Paola Treppo. Buongiorno Paola. Spettatori, siamo all'esterno della scuola guida qui a metà circa di via Roma, dove sono entrati il questore, il comandante della squadra volante della questura di Udine e diversi cittadini. E si sta tenendo proprio in questi minuti l'incontro, diciamo così, tra virgolette, a porte chiuse, i cittadini che abitano in zona, tra cui Paolo Foramiti, che avevamo con noi fino a un attimo fa, poi è dovuto rientrare per partecipare all'incontro, ci hanno spiegato che è da 2 mesi che chiedono appunto questo incontro formale con l'autorità massima della questura di Udine. Allora abbiamo qualche difficoltà con questo collegamento, ma torneremo sicuramente a collegarci più tardi con la nostra Paola Treppo. L'avete sentito, questo incontro richiesto un paio di mesi fa dai cittadini residenti in zona si sta svolgendo proprio in questi minuti. È un incontro ovviamente tra questore, capo delle volanti e i cittadini. Cercheremo di farci raccontare qualcosa di più nel corso della nostra diretta. Ma prima di tornare a Udine facciamo un salto a Pordenone. Festa, grandissima festa per la promozione del Pordenone in B. Una festa che abbiamo seguito come Telefriuli in una lunga diretta ieri sera. La prima parte dei festeggiamenti si è svolta direttamente sul campo al Bottecchia, dove in tantissimi si sono radunati per vivere l'emozione della partita. E allora torniamo al Bottecchia per sentire le interviste raccolte a caldo al presidente Lovisa, al preparatore dei portieri Cortiule con il mister Tesser. Sentiamo. Era un po' di domeniche che stavamo rinviando, questa benedetta festa è arrivata. Siamo felici adesso è facile dirlo, ma è un programma fatto tanti anni fa e siamo arrivati, però io sapete come sono, deve essere un punto di partenza, non d'arrivo. Adesso bisogna programmare bene, festeggiamo adesso un po' di giorni e credo che sia qualcosa di importante per tutto il nostro movimento. 4 marzo di 2014 entravi ad Este con la camicetta, faceva caldo, grande corsa. Oggi un po' più freddo, più composto, quasi come tu sapessi già tutto. No, voglio dire, il vantaggio era importante, erano un po' di domeniche che stavamo rinviando questa festa, però dopo con gli anni si matura anche un po' e quindi siamo molto felici. Quest'estate con Leonardo Cortiula, a parte che Leo è uno dei grandi amici che c'è sempre alla festa del calcio dilettanti, ci sarà il 15 giugno a Cormons naturalmente, e mi ricordo, mi diceva, ma stiamo aspettando, non capivi cosa poteva succedere con Attilio, mi raccontavi un po' quelle che potevano essere le scelte. Quando è arrivato Pordenone, cosa hai pensato? Hai pensato potesse arrivare qua, adesso, questa serata? No, questo no. Logicamente questo è realmente un sogno, si potrebbe dire quasi un miracolo, veramente una stagione che è partita, il presidente voleva fare un campionato di vertice, ma non avremmo mai pensato di fare un campionato stando davanti in classifica tutto l'anno. Sai, quando mi ha detto andiamo a Pordenone, ho detto vabbè, dopo 18 anni torno a dormire a casa ogni sera, per cui diciamo Stasera torni tardi però. stasera torneremo tardi, spero per altre sere anche, non solo stasera. Che promozione è questa, mister? Ma come tutte le altre, bella, emozionante. Sono felice per la proprietà che da anni ci provava, ha investito. Sono strafelice per i ragazzi che sembrano le retoriche di quando si vince. Sembra la retorica di quando si vince, ma non è così. Ma non è così. Da luglio sono stati meravigliosi. Mister, è un miracolo o no? Esageriamo a dire che è un miracolo. Miracolo no, miracoli fa solo uno, la sta su in cima. È il lavoro, è l'impegno di questi ragazzi, il rispetto che hanno sempre avuto per questa maglia dal primo giorno di allenamento.
retorica, no, sacrosanta verità di quello, sacrosanta verità di quello che da quest'estate io ho trovato, un gruppo di ragazzi straordinari che avevano voglia. Poi vincere è tutt'altra storia, però senza questa mentalità non avremmo fatto niente. Mentalità, lavoro, dopo la Triestina hai mai pensato di poterlo perdere questo campionato a più 10? L'hai capito lì? No, io avendolo anche vinto uno a meno 10, il calcio non mai dire mai, non è mai finito. E di questo ne sono certo, nessuno me lo toglie. Capisco perché ho un gruppo di ragazzi straordinari e se hanno sempre fatto bene non vedevo perché non dovevano far bene l'ultima parte. Hai scritto la storia di Pordenone, sei orgoglioso? Ma io non l'ho scritta, io ho contribuito, l'hanno scritta, l'abbiamo scritta tutti, ognuno il suo pezzo, dalla proprietà ai giocatori veri e protagonisti. E il mio staff e anche la tifoseria che ci ha dato una mano, è il contesto lavorativo dei fisioterapisti, massaggiatori, magazzinieri. Sembrano retoriche, ma è quello che serve per far bene la squadra di calcio. Ci sembra doveroso a questo punto un passaggio con chi questa partita l'ha vinta sul campo, con i veri protagonisti, li ha sentiti per noi sempre Massimo Radina. Bindi, e quindi cosa si dice dopo questo traguardo? Bellissimo traguardo, bellissimo, sì. Sentito, voluto, cercato, siamo stati ufficialmente più bravi durante tutto l'anno, sì. Quella partita di Trieste è la svolta? È la mia ciliegina sulla torta e sicuramente il tassello che ho messo io personalmente in questo cammino. Ognuno di noi, ogni partita, ci sono state delle situazioni dove ha preso la squadra per mano, quella di Trieste è stata la mia, sono stato più contento di tutti. Hai avuto un buon preparatore o no? Cavolo, bisogna fare complimenti al preparatore, del portiere, a tutto lo staff. No, sono stati tutti grandi. 100 presenze Serie B, perfetto. Sì, diciamo che di meglio non potevo chiedere, ecco, qualcosa di storico, di straordinario. Personalmente è una cosa un po' diversa dalle altre volte, dagli altri campionati vinti, per questo qua è veramente qualcosa di storico, visto che siamo riusciti a portare il Pordenone dove non era mai stato. Tu l'hai visto crescere questo Pordenone, perché quest'anno è stato l'anno giusto? Ma sono concatenate un po' tutte le cose a nostro favore, siamo stati bravi a farle venire dalla nostra parte. Questa è una squadra, un gruppo che dal 15 luglio che lavora sodo con un obiettivo comune, un obiettivo importante che inizialmente era un sogno e poi si è tramutato in realtà. Berrettoni anche in B? Beh, penso di sì, visto che ce lo siamo meritato. Adesso col presidente, la società parleremo, ma non penso che ci siano problemi in tal senso. Ecco. Stefani, capitano, mi dici cosa provi? Poca voce. Pochissima voce. E occhi tanta, lucidi. Tanta felicità e sono straorgoglioso. Avete fatto qualcosa di incredibile, no? Qualcosa di incredibile, probabilmente lo capiremo tra qualche giorno, quello che abbiamo fatto. Pordenone in Serie B, chi l'avrebbe mai pensato? Nessuno, forse neanche il più folle, eppure ce l'abbiamo fatta e anche meritatamente. Senti, qual è stata la gara chiave di questo campionato? Ma penso la costanza, poi è ovvio che Trieste è stata la spinta ulteriore, ma la costanza di tutta l'annata. Una festa che poi dal Bottecchia si è trasferita in città. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, subito dopo nuovamente in diretta. Con a voi la linea.
nuovo in diretta con a voi la linea. È in corso a Udine, in via Roma, un incontro tra alcuni cittadini residenti in zona e il questore di Udine. Un incontro che è stato chiesto direttamente dai cittadini. Allora torniamo a collegarci in diretta con Borgo Stazione, dove si trova per noi Paola Treppo con il supporto tecnico di Paolo Bassi. Di nuovo a te la linea, Paola. Sì, rieccoci da via Roma in Borgo Stazione. È ancora in corso l'incontro qui all'autoscuola Gremese alle nostre spalle tra il questore e il comandante della squadra volante, che spesso abbiamo sentito per i controlli straordinari qui in Borgo Stazione. Come vedete c'è un logo nuovo, I Love Via Roma. I cittadini l'hanno detto prima durante l'incontro, si tratta di un logo, un simbolo che vuole legare tutti quanti le persone che hanno un'attività economica in questa via, ma anche gli stessi cittadini, quindi un modo per fare rete, per mettersi insieme, per segnalare eventuali problematiche. Che cosa possiamo dirvi intanto da quello che è emerso durante questo incontro, che comunque è iniziato da un quarto d'ora, non di più? I cittadini chiedono alla questura di Udine la creazione di un presidio fisso della Polizia di Stato o dei vigili della Polizia locale di Udine. Va detto che qui vicino c'è la stazione dei treni, e quindi comunque un presidio della Polizia, la Polizia ferroviaria, che spesso interviene a supporto delle volanti e della squadra mobile anche qui in via Roma, appunto. C'è già in questo momento, sta passando, ecco, proprio una pattuglia. E pare che questa istanza non sia possibile diciamo da accogliere, perché come ha detto il questore poco fa, la zona è già presidiata, i controlli straordinari, noi diciamo sempre controlli straordinari della questura, in realtà sono diventati ordinari. Praticamente con il reparto prevenzione crimine di Padova la Polizia di Stato interviene quasi diciamo ogni fine settimana in questa zona, non solamente in via Roma ma anche in tutto il circondario, per garantire la sicurezza. La recente operazione Magnolia ne è una testimonianza importante. Proprio parlavamo stamattina con il comandante della squadra volante, il dottore Francesco Leo. Un segnale importante è stato dato alla cittadinanza e la zona, tra virgolette, non è più sporca, quindi insomma ci si vedono meno spacciatori, e la comunità è più tranquilla, e insomma il segnale è servito veramente molto. Adesso resta da capire se i cittadini chiedono, appunto, c'è ancora per loro la necessità di fare qualche cosa, un ulteriore passo avanti. Una in particolare, una cittadina che abbiamo sentito durante questo incontro, che ricordiamo è a porte chiuse proprio perché i cittadini vogliono parlare direttamente in maniera molto schietta con il questore e con le altre forze di polizia. Tra l'altro c'è anche l'assessore alla sicurezza del comune di Udine, che ha rimarcato, appunto, quello che abbiamo detto tante volte, cioè l'intervento, comunque il potenziamento anche da parte del comune, della polizia, scusate, dei vigilantes, insomma, questo contributo che è stato dato dalla regione, insomma, che ha permesso un'ulteriore azione di controllo con le guardie giurate. Poi ci sono dei contributi anche per quanto riguarda le telecamere, e quindi si sta un po' dibattendo su se è possibile o meno creare un posto fisso. Sarà quasi impossibile, però il presidio della polizia è molto attivo. Tra l'altro c'è anche il referente della polizia locale di Udine che sta, appunto, interloquendo con i cittadini. Una cittadina in particolare, che è presente a questo incontro, ha spiegato che sì, adesso la situazione va meglio, però c'è il timore che possa essere abbassata la guardia adesso che la situazione, che le strade paiono essere più sicure. C'è il timore che, insomma, la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri possono, diciamo così, fare un passo indietro e quindi la situazione tornare a quello che era in origine, molto complicata. Insomma, sappiamo che c'è attività di spaccio, di piccolo spaccio abbastanza diffusa tra la stazione dei treni e le vie limitrofe. Proveremo a vedere adesso, non appena l'incontro terminerà, quali sono le istanze dei cittadini e che cosa ne pensa il nuovo questore di Udine. Per adesso, Alessandra, se avete altre curiosità per quello che possiamo dirvi qui da via Roma, ma ci siamo, altrimenti vi restituiamo la linea.
tornare in studio, poi vediamo se ci saranno nel corso di questa puntata ulteriori aggiornamenti. Intanto vi portiamo a Perteole di Ruda, dove ancora esistono testimonianze del Friuli contadino più originale e genuino. Andiamo da Pietro Pinat, che in occasione della tradizionale rassegna campanaria ha aperto alle nostre telecamere le porte della sua plurisecolare abitazione. Così abbiamo potuto raccogliere una testimonianza davvero particolare grazie al nostro Ivan Bianchi, dal quale ci facciamo raccontare tutto. Cari amici, le sentite in sottofondo sono le campane di Perteole. Siamo l'ottava di Pasqua, il 28 aprile, per tradizione c'è la rassegna campanaria. Campanari da tutta la Bassa Friulana, da tutta la Bisiacaria vengono qui, si ritrovano e scampanotano. Quest'anno particolare novità di nuovo sul campanile della chiesa parrocchiale, con il campanile restaurato. E proprio per rendere ancora più importante la festa, quest'anno, dopo alcuni anni, il signor Pinat Pietro ha riaperto la sua plurisecolare abitazione. Lo vedete qui alle mie spalle, è una casa storica con tre piani, un granaio e numerose stanze, tutte da scoprire e con dei tesori veramente particolari. Grazie al signor Pietro Pinat che ci ha accompagnato in questa visita e che ci ha delegato in ogni caso la descrizione della stessa casa, l'abbiamo scoperta e adesso assieme a voi ne ripercorreremo un po' non solo la storia ma anche le particolarità, dopo ovviamente aver ascoltato alcune suonate particolari degli scampanotadors più esperti e aver visitato anche la torre campanaria restaurata. Una visita davvero inusuale, arrivata quasi casualmente, ma è proprio ciò che arriva non programmato che spesso regala emozioni ancora più grandi. Così procede la visita grazie al signor Pietro, che fiero mostra la casa, in piedi da quasi 300 anni. A testimoniarlo l'antica vite ancora presente, che un tempo faceva riparo ai maiali della struttura retrostante. La pioggia batte lievemente sulle pannocchie appese, simbolo rustico e immancabile sulle pareti delle costruzioni friulane. Così si passa al pian terreno, col suo pavimento in cotto ancora originale, e la cucina con l'immancabile spolert, che cuoce e scalda. E la vista, dalle finestre coperte dalle vecchie tende create a mano, è la più bella, con i campi che si perdono fino alla vicina Tapogliano, mentre un santino a ricordo delle missioni ancora sorveglia e protegge i presenti. Campanari adulti e anziani che si sono ritrovati qui dopo un ottimo scampanio sulla rinnovata torre. Una tassa e passa ogni fatica. Ma è nella vicina stanza delle botti che la magia prende ancora più forma, con i ferri da stiro appesi al soffitto, gli antichi chiodi ancora pronti all'uso e una botte in legno rimasta lì a segnare il tempo. A salire le scale però si cambia aria, il chiacchiericcio diventa flebile, lontano e si percepisce il silenzio. Le vecchie pareti trasudano la storia e la vita di questi posti, un tempo assai più popolosi e vivi, con i letti, le finestre, la vista sul cortile. E si procede per le stanze, salendo poi fino all'antico granaio. Qui lo spazio è tanto, per accatastare quanto si poteva. Dietro l'angolo l'antico macchinario per rendere utilizzabili i chicchi di Gran Turco. E vicino, l'immancabile, il meccanismo per cuocere la polenta. Una carrucola ancora ricorda i tempi in cui il granaio veniva utilizzato, così come le antiche tavelle a copertura del tetto. Scendendo infine si ammira il fienile e la stalla per le mucche, con alcune mangiatoie ancora originali, in legno, con gli attrezzi del mestiere ancora pronti. Infine la vigna, anch'essa secolare, lo si intuisce dal corpo della vite, robusto, piegato dal tempo e dalle intemperie, ma accompagnato dal dolce suono delle campane, un po' come i friulani, che non si piegano facilmente. E dopo una visita così, indietro nel tempo, non si può non ringraziare Pietro
e la magia di questa casa. E allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con voi, Lalina. Non ci sono per il momento aggiornamenti da Udine, da via Roma, dove è ancora in corso l'incontro tra il questore e il dirigente delle Volanti, alcuni cittadini della zona che hanno chiesto appunto un incontro ufficiale con il nuovo questore. La nostra Paola Treppo assieme a Paolo Bassi sta ancora presidiando la zona, saranno raccolte alcune testimonianze appunto appena l'incontro sarà terminato. Dunque, Paola, ci aggiorniamo per il TG delle 19. Sì, l'incontro è ancora in corso, è stato vietato l'ingresso a noi operatori e quindi rispettiamo naturalmente il volere dei cittadini e del personale della questura di Udine. I cittadini hanno presentato anche un documento, siamo riusciti a intravederlo, cercheremo di sentirli non appena usciranno qui dalla autoscuola gremese, che è il punto un po' di incontro dove si sono riuniti, lo vedete anche il logo, si sono riuniti i cittadini. Sono state decorate questa che abbiamo qui fuori, una magnolia, insomma, come simbolo positivo per restituire, insomma, alla cittadina questa borgata, questa parte di Udine molto importante, strategica, che insomma è stata più volte purtroppo al centro di vicende legate allo spaccio, aggressioni, l'abbiamo riportato diverse volte nei nostri telegiornali. Quindi adesso vi ridiamo la linea e vi rimandiamo alle TG delle 19 per aggiornamenti. A te, Alessandra. Grazie a Paola Treppo con Paolo Bassi. Noi ci fermiamo qui, termina questo appuntamento con A Voi la Linea. Vi ricordo subito dopo di noi il punto di Enzo Cataruzzi in studio, in diretta. Avremo Renata Della Picca della CISL, con la quale appunto il nostro Cataruzzi farà alcuni ragionamenti. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.